Ciao a tutti, ecco un altro video dei prodotti iniziati. Allora, questo è il balsamo erboristico semi di lino di Floralia, rigenerante e districante naturale. Anche questo viene da un ordine di Amazon Vibip, anche di questi ne ho comprati un sacco, 6, però questi li devo ancora provare, quindi farò un normale video di recensione follow-up di questo prodotto. Allora, vediamo cosa dice. Sono 200 ml, dice senza sensi attivi, petrolchimici, prodotto a pH fisiologico, non addensato con sale, senza coloranti, stop ai test sugli animali, 100% di energia verde e saponificio giangrasso è a impatto zero. Link ve lo lascio nell'info box. Cosa posso dire? Prodotto testato dermatologicamente, un base di origine vegetale. Trattamento naturale per i capelli che nutre e rigenera rendendoli morbidi e non appesantiti, grazie a un particolare miscela di concentrati vegetali e alla formula ricca di olio di lino, pentanolo e proteine del grano. Penetra in profondità con i capelli, risultano rivitalizzati, voluminosi, facili da pettinare, effetto anticrespo per tutti i tipi di capelli. Il consiglio d'uso è applicare sui capelli umidi e lasciare agire per alcuni minuti, 2-3 minuti, e risciacquare. Dice la funzione protettiva, rigenerante, districante. Allora, la boccetta ha come al solito questo tipo di apertura, molto simile a quella dei provenzali, infatti provengono dallo stesso tipo di saponificio, è lo stesso. In questo caso l'odore non è come quello della maschera e semi di lino, in questo caso l'odore mi sembra molto più gradevole e niente, il prezzo ve lo faccio sapere perché in questo momento non me lo ricordo. Un saluto, alla prossima, ciao! Ciao a tutti, ho provato per la prima volta il balsamo di Floralia e vi dico che con il primo utilizzo io ho avuto una buona impressione, mi sembra abbastanza districante, abbastanza nutriente, però diciamo un'impressione proprio immediata. L'odore mi piace, però vi devo far sapere meglio ai prossimi utilizzi. A proposito, oggi è il 12 dicembre, quindi vediamo quanto dura. La confezione è da 200 ml, vediamo quanto dura. Un saluto, ciao! Ciao a tutti, ultimo video del follow-up del balsamo erboristico di Floralia. Scusate per la voce, ma sono mezza influenzata. E questo balsamo è finito velocissimamente, nel senso che è durato meno di un mese. Posso dire a sua discolpa che ho fatto l'ennè. Quindi i miei capelli erano un po' più secchetti del solito e quindi soprattutto le prime applicazioni sono state molto abbondanti. Comunque questo secondo me è un punto a sfavore del balsamo perché ha un effetto districante, però ne serve una quantità piuttosto elevata. In sé per sé non ho grossissime critiche da fare, meno che questa. Se mi viene in mente altro ve lo scrivo nell'info box e non parlo più di tanto perché sto finendo la voce. Un saluto, ciao!